Storie come quelle che sta per raccontarci anche il nostro ospite in collegamento, giusto? Si tratta di Riccardo Innocenti, attaccante che ha indossato la maglia dell'Andria e del Barletta proprio nel periodo più recente, quello relativo agli ultimi precedenti tra le due squadre. Eccoti qui, ben ritrovato, buon pomeriggio Riccardo. Buon pomeriggio a voi e vi ringrazio dell'invito. Ciao Mario, un abbraccio a tutti i tifosi del Barletta e dell'Andria. È sempre un grande piacere rivederti e risentirti. Allora, Riccardo Innocenti, andiamo per ordine cronologico, perché la tua prima esperienza nella BAT è stata a Barletta a gennaio, sei arrivato a gennaio del 2011, in un momento complicato con il Barletta che non aveva certamente una bellissima classifica, affrontava quel campionato di prima divisione con i gradi di matricola. Poi è arrivato Innocenti, sei gol utilissimi alla salvezza conquistata dalla squadra di Marco Cari. C'era Marco Cari in panchina. Che ricordi hai di quella breve ma direi molto intensa avventura biancorossa, Riccardo? Ma ricordi sicuramente fantastici, perché per me personalmente, ma penso anche per tutto il pubblico di Barletta, è stato come vincere un campionato. Mi ricordo che arrivai in una situazione quasi drammatica di classifica e con tante, diciamo, incognite, mentre comunque la squadra fece mi sembra 14 giornate, mancavano un girone di ritorno veramente strepitoso. Grazie comunque al contributo di tutti, perché comunque era una squadra costituita da tanti giocatori di spessore come Rajčić, come Galeotto, Frezza, Ischia e tanti giovani comunque come Lucioni, come Bellomo, che poi hanno fatto la carriera che hanno fatto. Quindi è stata veramente una soddisfazione incredibile contribuire comunque con le mie reti a quella salvezza miracolosa, diciamo così. Tra l'altro, come accade in questa stagione, anche in quella stagione, Televisiva trasmetteva in diretta tutte le trasferte di Andrea Barletta nel campionato di prima divisione. 6 mesi per te a Barletta, Riccardo, 1 anno e mezzo invece trascorso ad Andria. Durante l'estate, dopo la salvezza, non ci fu per te la conferma, la riconferma a Barletta e ti trasferisti ad Andria. Giocasti ad Andria per la prima parte di stagione prima di trasferirti a Fano, poi tornasti nell'annata successiva, quella che purtroppo per l'Andria si concluse con la retrocessione, la sconfitta proprio ai play-out contro il Barletta. Che ricordi hai di quella stagione? È vero, terminata non con un lieto fine, anche perché avete attraversato milioni di difficoltà, era la gestione De Pasquale per il club biancazzurro. Ricordo però il grande legame che c'era tra voi calciatori in quel momento di difficoltà e aggiungo il tuo legame, il legame personale che avevi con l'allenatore che non dimenticheremo mai, Vincenzo Cosco. Ma sicuramente fu un anno e mezzo molto particolare. Il primo anno, condito da un po' di sfortuna, mi ricordo che partii molto bene in Coppa, poi mi furono annullati un paio di gol contro Triestina e Cremonese le prime giornate e finii il girone d'andata con 2 reti e insieme alla società decidemmo comunque di andare in prestito a Fano. Poi, siccome avevo 2 anni di contratto, nella stagione successiva tornai ad Andria e ritrovai Vincenzo Cosco, che era un allenatore a cui ero legato da un profondo affetto e era più di un allenatore per me. E dopo comunque un ritiro iniziato i primi di agosto, mi ricordo una situazione societaria veramente difficile, decidemmo insieme a Migliaccio, Giorgino, Ciccio La Rosa, insomma i giocatori di maggior esperienza comunque di non abbandonare diciamo la squadra, anche se sarebbe stato facile. Comunque ci stringemmo e facciamo un patto per portare a termine la stagione. E purtroppo l'epilogo si conosce, però è un epilogo dovuto, se non ricordo male, a 2 punti di penalità e comunque a un vantaggio rispetto al Barletta, mi sembra, di 10 punti, che comunque all'epoca ancora non erano sufficienti per evitare i play-out. Quindi lo ricordiamo, al di là dell'epilogo, sempre con orgoglio, perché
tutti noi l'avremmo quella scelta lì di rimanere, comunque di non abbandonare una società in difficoltà e soprattutto anche i tifosi della piazza di non abbandonarli per una questione di onore, nonostante comunque, come si sa, abbiamo perso soldi, insomma, al di là di quello, comunque è stato un anno veramente drammatico, però tutti quanti lo rifaremmo al 100% quella stagione, la rifaremmo. Riccardo, chiudiamo il libro dei ricordi, parliamo un po' di presente, di attualità, perché domenica sarà sicuramente una bellissima partita. Che effetto ti fa, ti chiedo, vedere insomma, le due realtà comunque ancora nei campionati dilettantistici e ci aggiungo, ci saranno 6.000 presenze, forse anche di più, sugli spalti degli Ulivi domenica, è un numero clamoroso per un campionato di Serie D, ma siccome diciamo, conosce le due realtà, credo che non ci sia grandissima notizia. Sì, no, sicuramente non sono stupito. Magari sono stupiti chi non conoscono Andria e Barletta come tifoserie e come piazze. Io non sono stupito, sicuramente mi fa piacere che entrambe queste due società gloriose siano gestite da società che hanno ambizioni e che hanno ricreato questo entusiasmo, in due piazze veramente che non meritano questa categoria. Mi auguro, anzi, sicuramente sarà una bellissima domenica di sport. Le tifoserie sono, oltre che appassionate, competenti, quindi parliamo di tifoserie importanti che hanno uno zoccolo duro e che sanno cosa significa la passione al di là della categoria. Quindi sicuramente sarà una partita bellissima tra due squadre forti, insomma, a cui mi legano tanti bei ricordi. Quindi mi auguro che venga fuori un risultato che accontenti entrambi, che so che sarà difficile, e niente, che non scontenti nessuno, diciamo così. Riccardo Innocenti è nato il 15 ottobre del 1974, quindi ha compiuto 49 anni praticamente il mese scorso, ma secondo voi Riccardo Innocenti ha smesso di giocare a calcio? No. No, ancora gioco, dai, gioco per passione, vicino a casa, in una squadra di eccellenza. Gli ultimi anni li ho fatti in Eccellenza Marche, Eccellenza Emilia Romagna. Continuo a divertirmi per quella che è la mia passione. Ormai il lato, diciamo, professionale da un po' di anni giustamente è svanito, però rimane la passione, cerco di divertirmi ancora e di dare qualche consiglio ai ragazzi più giovani. Riccardo, non so se hai impegni domenicali e sul campo, altrimenti ovviamente potrei seguire la diretta di Andrea Barletta su Telesveva. No, purtroppo se coincidono gli orari, noi giochiamo alle 2:30, una partita importante e sicuramente non potrò assistere. Mi dispiace per questo, probabilmente Ma cercherò tanto, qualche dopo la replica. doccia, Riccardo, dopo la doccia potrei sintonizzarti, perché il derby parte alle 16, ti potrei vedere lo spezzone Ah, conclusivo. Sì. allora magari sì, se mi mandate un link o un contatto su cui vedere la partita, sicuramente il secondo tempo me lo guarderò. Con il Nostri canali cuore. social Facebook e YouTube, come al solito, poi per chi è in Puglia e in Basilicata, il canale 18 di Telesveva. Grazie a Riccardo Innocenti, è stato un piacere come sempre averti come nostro ospite. Un abbraccio, Riccardo, a presto. Grazie a te Mario, un saluto a tutti i telespettatori e un abbraccio a tutti i tifosi di Barletta e Andria. Buona domenica. Ciao.